tutti e a tutte. Sono Tiziana Zannini, coordinatore dell'Ufficio Politiche per la Famiglia del Dipartimento Politiche per la Famiglia. E prima di iniziare desidero portarvi un caloroso saluto e abbraccio dalla Ministra Bonetti e da parte della consigliera Ilaria Antonini. Ringraziandovi per la massiva partecipazione e l'entusiasmo che tutti voi avete dimostrato rispetto a questa iniziativa che il Dipartimento sta portando avanti. Credo Ferrante, Tullia Passerini, Simona Montagnino e Giovanni Damiano, ai quali è affidata la parte tecnica, l'approfondimento tecnico e specifico dell'articolato dell'avviso che praticamente sostanzia l'incontro di oggi. L'Info Day è stato voluto non solo per rispettare i termini previsti dall'avviso Educare in Comune, ma soprattutto per consentire a tutti voi una facilitazione nell'interpretazione del testo del bando, laddove ci fosse bisogno, e facilitare la partecipazione e dare spunti ulteriori di riflessione rispetto anche alle progettualità che si prevede vengano presentate. Giusto qualche parola sul contesto che ha determinato l'emanazione dell'avviso Educare in Comune. Come sapete, l'articolo 105 del decreto rilancio numero 34 del 19 maggio 2020 prevedeva un rifinanziamento del Fondo Politiche per la Famiglia per un totale di risorse di 150 milioni destinate essenzialmente, a fronte dell'emergenza sanitaria, della pandemia che ha flagellato il nostro paese, che ha toccato prioritariamente la fascia dei minori e quindi nell'intento di ricostituire ambienti sani e favorevoli per i nostri bambini e le nostre bambine. Come vi dicevo, appunto, il fondo è stato potenziato di 150 milioni, di cui 135 destinati alla riapertura dei centri estivi, proprio con l'intento di riportare i nostri bambini e le nostre bambine ad un'attività outdoor, riappropriarsi di spazi, di gioco, di condivisione, di partecipazione con i pari. E 15 milioni invece con la previsione di uno specifico avviso finalizzato al finanziamento di progetti che realizzassero iniziative di contrasto e prevenzione della povertà educativa. I principali destinatari, gli assoluti destinatari di queste risorse sono appunto i comuni. Si è finalizzato a promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, come vi dicevo, per il contrasto della povertà educativa e dunque il sostegno di nuove opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volte a potenziare le capacità di intervento dei comuni in tali ambiti. L'avviso prevede tre linee tematiche: la famiglia come risorsa, la relazione e l'inclusione, cultura, arte e ambiente, proprio con lo scopo che gli interventi che saranno promossi appunto dai comuni devono valorizzare principalmente lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità di appartenenza, promuovendo appunto il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Naturalmente, scopo principale delle proposte progettuali è quello di prevedere interventi e azioni volte a contrastare gli effetti negativi della pandemia,
sui bambini e i ragazzi, e dovranno naturalmente tenere conto degli aspetti relativi al genere, all'età e alle provenienze culturali. Altro elemento sotteso nelle finalità del bando è quello di promuovere interventi che possano contribuire alla prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minori e alla diffusione della cultura dell'accoglienza. Quindi, altro elemento sul quale puntiamo particolare interesse è che questi progetti restituiscano importanza e protagonismo agli attori locali della comunità educante. Per comunità educante naturalmente si va a intendere tutti gli attori, i soggetti pubblici e privati che partecipano in maniera sinergica e condivisa alla presa in carico di minori e soprattutto al sostegno di attività che favoriscono la crescita emotiva, cognitiva e culturale dei bambini e degli adolescenti. Come vi dicevo, le linee di intervento individuate per le quali sono previsti progetti della durata di 12 mesi riguardano specificamente interventi da realizzare nell'ambito della linea A, prevedendo appunto la famiglia come risorsa, perché altro aspetto sul quale dobbiamo fermarci è la valorizzazione anche della genitorialità, e su questo aspetto richiamiamo particolare attenzione nella formulazione delle proposte che verranno presentate. La linea B riguarda la relazione e l'inclusione, la linea C la cultura, arte e ambiente. Non voglio rubare altro tempo rispetto a quella che è la parte più cogente dell'incontro di oggi, vale a dire l'esplicitazione, le informazioni tecniche riguardo al bando. Ma voglio aggiungervi un elemento sul quale vorremmo richiamare la vostra attenzione, rispetto al fatto che l'Italia, è stata, scelta dalla Commissione quale Stato membro individuato per l'attuazione di progetti pilota nell'ambito della, futura raccomandazione della Child Guarantee. Questo in cosa si sostanzia? Che il nostro Dipartimento, unitamente al Ministero, per il lavoro e le politiche sociali, dovranno realizzare sotto il coordinamento dell'UNICEF una serie di interventi con focus specifici richiesti dalla Commissione e finalizzati appunto alla messa in atto di un progetto pilota che rafforzi la futura raccomandazione. Rispetto ai focus individuati e sostenuti dalla ministra Bonetti, la povertà educativa è uno degli elementi essenziali e più forti, e nell'interlocuzione tecnica che il Dipartimento, insieme al Ministero del Lavoro, ha avuto con l'UNICEF, ha già preannunciato sostanzialmente l'interesse sulle proposte progettuali che potranno essere presentate nell'ambito del corrente avviso Educare in Comune, quali progetti, quali esperienze dalle quali estrapolare best practice per contribuire alla formulazione degli aspetti della futura raccomandazione della Child Guarantee. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola adesso al collega Alfredo Ferrante per la parte per l'approfondimento più tecnico dell'avviso Educare in Comune. Grazie. Allora, ringrazio Tiziana Zannini per questa introduzione.
Mi presento, allora sono Alfredo Ferrante, sono responsabile unico del procedimento per l'avviso e in questa nostra breve esposizione cercheremo di affrontare i diversi punti dell'articolato dell'avviso per quegli articoli naturalmente importanti in questa fase ai fini della presentazione della domanda. Vorrei però ricordare preliminarmente che rimane, al di là della conversazione odierna, rimane aperta la possibilità di presentare domande di chiarimento al Dipartimento circa l'avviso. Vorrei però evidenziare la necessità che le domande pervengano, le eventuali domande pervengano esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata che trovate anche sul sito del Dipartimento, che è povertà educativa, senza accento, quindi povertà educativa, chiocciolina, pec.governo.it. Ripeto, questo è l'indirizzo PEC dell'avviso che trovate sul sito del Dipartimento ed è l'unico indirizzo al quale rivolgere eventuali domande. Lo dico a beneficio di chi vuole partecipare, perché altrimenti domande che pervengano da altri indirizzi potrebbero non essere intercettate. Sarà cura del Dipartimento a poi pubblicare periodicamente sulle pagine del sito le risposte alle domande più frequenti o quelle, diciamo, di maggior rilevanza che saranno articolate, secondo la successione del bando, quindi articolo per articolo le risposte ai quesiti che voi, porrete. Ecco, fatta questa, premessa, partirei con l'articolo 1 del bando, che è quello relativo alla finalità dell'avviso e ai soggetti proponenti. Allora, attirerei la vostra attenzione intanto al comma 2 dell'articolo 1, che dice che l'avviso è rivolto ai comuni in qualità di unici beneficiari del finanziamento. Questo significa che il comune e solo il comune è il solo titolare del finanziamento. Il comune è quindi responsabile dell'attuazione del progetto ed è soggetto a rendicontazione nei confronti del Dipartimento. I comuni possono partecipare naturalmente, e vado al comma 3, singolarmente o in forma associata. Vorrei sottolineare che la proposta progettuale può essere presentata alternativamente nella medesima area tematica o da ciascun comune singolarmente o da una delle forme associative previste dal TUEL. Le forme associative sono quelle individuate nel capo 4, articoli 30 e seguenti, e sono, le elenchiamo, la convenzione fra comuni, consorzi, unione di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni e accordi di programma. In questo caso specifico che l'azienda speciale consortile, che è un ente strumentale del comune, non può presentare domanda. Ancora dicevo, i comuni, quindi il comune è l'unico soggetto titolare a presentare domanda. La proposta progettuale può essere presentata dal comune o dalle singole circoscrizioni di decentramento comunale, come definite dall'articolo 16,1 del TUEL, che ricordo indica che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base. Vorrei specificare un altro aspetto, sempre a favore della presentazione di domanda da parte dei comuni. In caso di partecipazione di comuni in forma associata, tenete presente quanto segue. Allora, in primo luogo, i comuni che si associano possono individuare un capofila. La figura principale resta il legale rappresentante scelto, la persona che firma e presenta i documenti. E la domanda di ammissione, che è quella che troverete nel modulo A, deve essere firmata esclusivamente dal rappresentante legale scelto. Il patto di integrità, che è il modulo B, deve essere firmato esclusivamente dal legale rappresentante scelto anch'esso.
Infine, il patto di integrità non può essere modificato. E tenete presente che la forma associativa può anche essere strumentale alla presentazione della proposta progettuale, ma deve essere già costituita al momento della partecipazione all'avviso. C'è anche il caso di collaborazione, come sapete, e parlo quindi del comma 4 dell'articolo 1, e vorrei evidenziare che la volontà di collaborare con enti pubblici o privati per l'attuazione del progetto è ovviamente propria del comune, quindi è libero di favorire questa forma di partecipazione. Nulla vieta naturalmente che il comune possa scegliere di coinvolgere un ente pubblico o privato già individuato da altri comuni. Non c'è poi un massimo di proposte progettuali a cui soggetti pubblici o privati possono collaborare. L'avviso naturalmente non reca indicazioni in merito alle modalità di formalizzazione della collaborazione. Questa collaborazione può essere quindi formalizzata o caratterizzata da diverse tipologie di rapporti, attraverso una tipologia di tipo contrattuale o convenzionale, a discrezione quindi del comune. Ovviamente è importante ricordare che il comune che decida di avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati non può trasferire il finanziamento ricevuto o parte di esso e non può neppure prevedere contributi forfettari o rimborsi spese. Gli enti pubblici o privati che siano chiamati dal comune a collaborare al progetto non possono quindi gestire quote di budget. Infine, anche in caso di collaborazione, i comuni restano gli unici beneficiari del finanziamento e gli unici titolari delle proposte progettuali e presentate. Andando avanti, sempre per quanto riguarda l'articolo 1, vi invito a porre attenzione al comma 5, voi trovate che ai sensi dell'articolo 2,6 del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 25 giugno 2020, per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie con scuole paritarie di ogni ordine e grado. Allora, per quanto riguarda il primo punto, servizi educativi per l'infanzia, sono quelli, lo ribadisco, individuati dal decreto legislativo 65 del 2017, ovvero nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, che hanno, come sapete, un'organizzazione molto flessibile, spazi gioco, centri per le famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. Bisogna quindi attenersi a queste particolari forme. Ad esempio, lo studio pedagogico non è un servizio educativo per l'infanzia. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, ricordo che la differenza tra le scuole paritarie e non paritarie è definita da una normativa di settore specifica, che è la legge 62 del 10 marzo 2000 e dal decreto legge 250 del 5 dicembre 2005. Ricordo che l'avviso non vieta di collaborare anche con istituti scolastici esterni al territorio di riferimento. Tuttavia, è importante tenere in considerazione quanto viene descritto nella premessa dell'avviso, in relazione alla nozione di comunità educante, che viene definita come rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità alla crescita delle persone di minore età. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda l'articolo 1 al comma 6, quando si parla di una comprovata esperienza di 3 anni, maturata nei 3 anni, degli enti privati coinvolti. Il requisito dei 3 anni è basato su una valutazione delle attività svolte nell'anno solare da parte di un soggetto che deve essere costituito da almeno 36 mesi, quindi il requisito deve sussistere al momento di presentazione della domanda e nel caso di fusione si può tener conto che la fusione è una mera modifica dell'atto costitutivo, che non vale naturalmente a disperdere il bagaglio di esperienze pregresse alla fusione. Chiudiamo l'articolo 1 con il comma 7,
Voi vedete che ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche. Ora, in questo caso, mettiamo in caso di associazioni di più comuni appartenenti a diversi territori provinciali o regionali, è possibile presentare un'unica proposta progettuale purché sussista fra i comuni una forma associativa fra quelle previste dal TUEL. Il comune, naturalmente, se lo ritiene, può presentare fino a un massimo di 3 proposte, ma non più di una proposta per ciascuna area. E ricordate che ciascun progetto deve riferirsi esclusivamente ad una delle 3 aree tematiche. E ricordo anche che nel modulo C, tutti i moduli sono naturalmente disponibili sul sito del Dipartimento, nel modulo C deve essere indicato chiaramente qual è l'area tematica di riferimento del progetto. E ricordo anche che non sono considerate, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento, proposte progettuali il cui valore sia inferiore a 50.000 euro e superiore a 350.000 euro. Questo che vuol dire che, nel caso il Comune decidesse di presentare più proposte progettuali, l'importo di ciascuna proposta presentata deve essere comunque compresa fra i 50.000 e i 350.000 euro. Passiamo ora all'articolo 2 dell'avviso, quando si parla di obiettivi generali, aree tematiche e risorse finanziarie programmate. Vi invito da questo punto di vista a porre attenzione al comma 3, quando si riporta che l'importo complessivo destinato all'avviso è ripartito equamente fra le 3 aree tematiche, che ricordo sono famiglia come risorsa, la A, relazione e inclusione, la B, e cultura, arte e ambiente, e la C. E per ciascuna area sono previsti 5 milioni. Ricordo che qualora i fondi si esauriscano, il Dipartimento può procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento delle graduatorie dei progetti nelle altre aree tematiche, così da utilizzare completamente le risorse, lo trovate al comma 5. Il comma 4, ricordo, prevede, lo abbiamo già detto ma lo ribadiamo, che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità al finanziamento proposte progettuali il cui valore sia inferiore ai 50.000 euro o superiore ai 350.000 euro. Quindi i progetti che vengono presentati devono forzatamente presentare un importo complessivo compreso fra i 50.000 e i 350.000 euro, quindi non un euro di meno, non un euro di più. Allora, passiamo adesso all'articolo 3, che riguarda il contenuto delle proposte progettuali e la durata dei progetti. Al comma 1 vedete che gli interventi promossi nelle proposte progettuali per ciascuna delle aree tematiche devono garantire un complessivo e organico approccio multidisciplinare e devono riferirsi, attenzione, alle indicazioni contenutistiche riportate in premessa e per ciascuna area tematica quelle riportate nell'allegato 1. Quindi bisogna che vengano presi in considerazione con attenzione i contenuti previsti nell'allegato 1. Pongo l'attenzione anche sul successivo comma numero 3 per evidenziare che tutti gli elementi progettuali sono poi quelli richiamati analiticamente nel modulo C, quindi ciascuna proposta deve chiaramente indicare obiettivi generali specifici, attività e risultati dell'intervento e offrire una descrizione appropriata dei cambiamenti o degli impatti sociali che possono essere generati. Altro punto importante lo trovate al comma 4, sempre nell'articolo 3, in cui si evidenzia che sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedano esclusivamente attività di ricerca e che prevedono l'organizzazione di convegni. Il comma 5, che chiude l'articolo, è particolarmente importante, quindi invito a prestare grande attenzione. Le proposte progettuali devono avere una durata di 12 mesi, quindi non deve essere inferiore o superiore a quella durata, non potrà essere quindi di 11, non potrà essere di 13, ma
devono essere i progetti esclusivamente della durata di 12 mesi. E c'è un richiamo a questo punto al successivo comma 9, che ricordo brevemente, riporta due aspetti importanti. Allora, al comma 3 dell'articolo 9 si precisa che la conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla durata dell'inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore, che non sono imputabili ovviamente al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario disciplinati dal governo, dalle regioni o dalle autorità locali. Si tratta ovviamente di un riferimento alle possibili situazioni di forza maggiori legate all'epidemia. In questo caso il beneficiario quindi può sospendere, ma deve comunicare tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione dell'attività. E i termini della durata della sospensione e le modalità della ripresa dell'attività progettuale saranno definite insieme al Dipartimento. Al comma 4 dell'articolo 9, ricordo, è previsto anche il caso di proroga delle attività. Quindi la richiesta di proroga, dice il comma 4, che deve essere debitamente motivata, deve pervenire al RUP, quindi al responsabile unico del procedimento, all'indirizzo PEC di cui abbiamo parlato prima, quindi povertà educativa, PEC.governo.it. E deve pervenire, attenzione, a pena di inammissibilità o non oltre il 30° giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. Quindi, un mese prima, almeno un mese prima della fine del progetto, in caso di richiesta di proroga, deve pervenire per PEC al responsabile unico del procedimento. Allora, passiamo adesso agli articoli successivi, articolo 4 e articolo 5, che disciplinano il contenuto delle domande e la verifica di ricevibilità delle domande. Partiamo dall'articolo 4, quindi sulle modalità di presentazione della domanda di finanziamento. Come vedete, il singolo comune o i comuni in forma associata, come abbiamo visto prima, devono presentare uno. La domanda di ammissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente il modulo A. B. Il patto di integrità redatto utilizzando esclusivamente il modulo B. E la scheda di progetto e il piano finanziario, punto numero 3, predisposti utilizzando esclusivamente l'allegato modulo C. Ricordo che tutti gli allegati sono sempre disponibili sul sito del Dipartimento. Nel caso invece il comune decida di collaborare con enti privati, e il soggetto proponente dovrà presentare anche uno, la copia dell'atto costitutivo o dello statuto di questi enti, degli enti che intendono partecipare, da cui si evincano le finalità corrispondenti, aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 dell'avviso. Secondo punto, dovrà essere presentata, sempre nel caso di collaborazione con enti privati, anche una relazione sulle attività svolte da questi enti nel corso degli ultimi 36 mesi, da cui si evinca l'esperienza nell'area tematica per la quale si concorre. Allora, importante, attiro la vostra attenzione sulle cause di irrecivibilità, quindi invito a fare molta attenzione nella preparazione e nell'invio delle domande. Allora, intanto evidenzio che saranno irricevibili le domande progettuali che, numero 1, siano presentate dopo il 90° giorno dalla pubblicazione dell'avviso. Quindi tutte quelle domande che perverranno oltre il 1° marzo 2021 non potranno essere prese in considerazione. Saranno altresì irricevibili tutte quelle domande che non verranno inviate da una PEC istituzionale del soggetto proponente. 3. Saranno altresì ricevibili tutte quelle domande che non perverranno all'indirizzo PEC dell'avviso, che, lo ripeto, è povertà educativa, senza l'accento, povertà educativa, chiocciolina PEC.governo.it. La trovate naturalmente questo indirizzo PEC sempre sul nostro sito. E infine saranno considerate irricevibili quelle
domande che non sono protette da una password. Questo per quanto riguarda quindi la irricevibilità. Attenzione invece alle cause di inammissibilità delle domande. Quali sono i casi di inammissibilità? Quindi ancora una volta attenzione alla predisposizione delle domande stesse. Allora, intanto non saranno ammissibili quelle domande che non abbiano utilizzato il modulo A che è allegato all'avviso ed è disponibile sul nostro sito. Saranno inammissibili quelle domande in cui manchi anche uno solo dei seguenti documenti, che sono 1. Il patto di integrità, 2. La scheda di progetto e 3. Il piano finanziario. Saranno altresì inammissibili quelle domande in cui il patto di integrità, la scheda di progetto e il piano finanziario siano stati predisposti senza avere utilizzato i moduli B e C. Quindi, ripeto, attenzione, utilizzate esclusivamente i moduli allegati all'avviso che sono disponibili sul nostro sito. Saranno altresì inammissibili quelle domande che non riportino la firma elettronica del legale rappresentante del proponente o di un suo delegato. E infine saranno anche inammissibili quelle domande per le quali il soggetto proponente non trasmetta entro i 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle domande risultate ricevibili la password, che è l'unico strumento che consente l'apertura delle proposte progettuali, sempre invio attraverso, ve lo ricordo, l'indirizzo PEC, l'unico che deve essere utilizzato, povertà educativa, pec.governo.it. E aggiungo che nel caso in cui i comuni coinvolgano nel partenariato, insomma, vedano come partecipanti alla proposta progettuale enti privati, saranno inammissibili quelle domande che non riportino anche 1. La copia dell'atto costitutivo dello statuto dell'ente privato, dal quale si evinca una corrispondenza delle finalità dell'ente con le aree tematiche che vengono riportate nell'allegato 1 dell'avviso, e saranno altresì inammissibili quelle domande che non riportino, sempre in allegato, una relazione delle attività che comprovi l'esperienza svolta negli ultimi 3 anni da parte dell'ente privato nell'area tematica prescelta. Ti invito a prestare attenzione al caso del soccorso istruttorio previsto nell'articolo 5. Il soccorso istruttorio è possibile nel caso in cui si renda necessario completare o fornire chiarimenti nella domanda presentata. Ora, attenzione, questa possibilità, quindi poter completare o fornire chiarimenti rispetto alla domanda presentata, è possibile solamente in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, solamente nel caso in cui tali certificati, documenti o dichiarazioni siano stati effettivamente rese, cioè siano state presentate, ma magari si è verificato il caso in cui non siano pienamente intellegibili o non siano stati rispettati i requisiti formali, ma in ogni caso questa documentazione sia stata presentata. In questo caso, ovvero in cui una dichiarazione, un documento è stato presentato e sia necessario completarlo o chiarirne il contenuto, ci sarà possibilità, dietro contatto da parte del Dipartimento, di fornire chiarimenti entro 5 giorni. Non potrà essere superato il termine di 5 giorni per presentare i chiarimenti necessari o l'eventuale documentazione integrativa. Aggiungo 2 elementi per quanto riguarda gli articoli 4 e 5. Intanto, per quanto riguarda la presentazione delle domande, come abbiamo detto, ovviamente la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, pena inammissibilità. Pregherei però di prestare attenzione a far sì che la domanda di finanziamento e la documentazione allegata siano in formato PDF originale, non scansionato. Primo punto. Secondo punto,
Vi ricordo, non è a pena di inammissibilità naturalmente, ma è utile per favorire l'attività istruttoria, che nell'oggetto della PEC, quando viene trasmessa la richiesta, venga indicato il codice PE2020, Palermo Empoli 2020, l'area tematica prescelta, quindi la A, la B o la C, e la denominazione del comune proponente o della forma associata. Nell'oggetto questo permetterà naturalmente di favorire e velocizzare l'attività istruttoria. Aggiungo naturalmente, lo prevede l'articolo 4 al comma 8, che il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC. Quindi invito tutti a prestare particolare attenzione alle ricevute prodotte in automatico dalla casella di posta elettronica istituzionale da cui deve essere mandata la domanda. Allora, concludiamo questa prima illustrazione del bando con l'articolo 6, con alcuni aspetti dell'articolo 6 che investe l'attività della commissione di ammissione e valutazione, che riguarda naturalmente una fase successiva alla presentazione delle domande, ma che può essere utile richiamare in questo caso. Ecco, richiamo la vostra attenzione sul comma 3 dell'articolo 6, quando viene specificato che la commissione di valutazione ammette alla valutazione, nel quadro delle proposte trasmesse dal responsabile unico del procedimento, ovvero le domande, quelle ricevibili, ammetterà la valutazione quelle domande che, uno, hanno la password di accesso inviata dal proponente, lo ricordo, entro i 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle proposte ricevibili, e due, quelle proposte che sono presentate, lo ripetiamo, utilizzando i formulari previsti, firmati digitalmente dal rappresentante legale del proponente, e quindi ricordo che il comune, in forma singola o in forma associata, dovrà presentare la domanda di ammissione, modulo A, il patto di integrità, modulo B, e la scheda progettuale, modulo C. Ricordo in conclusione, ripeto alcuni aspetti che sono comunque utili, fate riferimento per i contatti esclusivamente alla casella di posta elettronica dedicata che trovate sul sito, che ripeto è povertaeducativa@pec.governo.it. Lo ripeto, è importante perché altro tipo di comunicazione su altre caselle di posta elettronica o per telefono possono disperdersi e potrebbe non essere assicurata, quindi una risposta attraverso le risposte alle domande più frequenti che troverete periodicamente aggiornate sul sito del Dipartimento. E preciso infine, perché qualcuno lo ha chiesto, la procedura di questo avviso è una procedura classica con graduatoria classica, e cioè non è una proposta come quella dell'avviso Educare che si è recentemente conclusa, che era a sportello. Quindi in questo caso parliamo di una procedura classica con commissione di valutazione che redigerà una graduatoria finale complessiva delle domande ritenute finanziabili. Vi ringrazio. Benissimo, allora abbiamo concluso l'illustrazione dei punti salienti dell'articolato dell'avviso e lascerei a questo punto la parola a Giovanni Damiano che vi offrirà qualche chiarimento per quanto riguarda i diversi moduli allegati all'avviso. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti. Passiamo a illustrare i moduli dedicati appunto alla presentazione delle proposte progettuali. Ricordo che i moduli sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione avvisi e bandi. I moduli sono stati sviluppati con software proprietario Microsoft Word, e sono pienamente accessibili, quindi da parte di coloro i quali utilizzino questo software o per i possessori di device Mac.
Alcuni ci hanno già segnalato che ci sono dei piccoli problemi di accessibilità e questi problemi sono legati a da parte di coloro i quali utilizzino software OpenOffice. Pertanto nei prossimi giorni caricheremo dei moduli accessibili anche per questa tipologia di software. Intanto io vi illustrerò i moduli così come sono stati sviluppati e che saranno, ripeto, accessibili anche per OpenOffice nelle medesime modalità. Passiamo alla domanda di ammissione modulo A. Questo modulo è caratterizzato dalla presentazione della denominazione, quindi del soggetto proponente. Per poter inserire la denominazione del soggetto proponente, quindi il comune di, non so, e si inserirà il nome del comune o comunque il riferimento alla forma associativa dei comuni partecipanti, quindi unione dei comuni di, convenzione di, eccetera. Basta cliccare su questo spazio e inserire ovviamente un testo. La stessa cosa vale per la denominazione degli enti pubblici e privati che vengono coinvolti dal comune in qualità di soggetti collaboranti. E abbiamo due sezioni per gli enti pubblici e per gli enti privati, quindi la modalità è la medesima, basta fare clic sulla sezione dedicata agli enti pubblici e così come nella sezione dedicata agli enti privati e poi inserire qualunque testo. Ovviamente ci sarà necessità, immagino, per inserire anche un numero maggiore di enti pubblici o privati partecipanti. In questo caso basta cliccare sull'ultima riga, in questo caso la riga 2, e premere, vedete, questo più in maniera tale che si aggiungono altre righe per inserire ulteriori enti. Passiamo alla pagina successiva, qui è semplice, si richiede il nominativo del legale rappresentante del comune o della forma associativa dei comuni, la modalità, ripeto, è identica, basta fare sempre clic sulla sezione e poi compilare i nominativi. In qualità di, qui va la carica o la funzione ricoperta, il sindaco del comune o l'eventuale soggetto legale rappresentante della forma associativa. Lo stesso vale per il codice fiscale, per la sede legale del comune o della forma associativa dei comuni, l'indirizzo, il cellulare, qui è preferibile avere un numero di cellulare a cui si è facilmente raggiungibili, un'email e l'indirizzo PEC. Il soggetto partecipante chiede di partecipare all'avviso pubblico indicato in oggetto e a tal fine allega la documentazione richiesta dall'avviso stesso, quindi il patto di integrità, e quindi basterà cliccare sul riquadro per indicare il patto di integrità, la scheda di progetto e il piano finanziario, la copia dell'atto costitutivo dello statuto degli enti privati eventualmente coinvolti, perché ricordiamo appunto che i partecipanti possono partecipare come comune singolo o comune in forma associata e qualora dovessero anche coinvolgere degli enti privati, in questo caso per gli enti privati è richiesta la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Infine anche la relazione delle attività svolte da questi soggetti privati negli ultimi 3 anni. Viene richiesta altresì la copia del documento di identità del legale rappresentante che firmerà questa domanda di ammissione. La data verrà inserita, ovviamente sì, non so, 05/01/2020, luogo Roma, Milano, Napoli, eccetera. La firma deve essere una firma digitale, elettronica avanzata o elettronica qualificata. Detto questo, possiamo passare al modulo successivo. Il modulo B. Il modulo B riguarda il patto di integrità tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il soggetto proponente. In questo caso è, ripeto, il singolo comune e quindi qui va inserito il riferimento del comune proponente o della forma associativa proponente.
Piccole modifiche andranno inserite, possono essere fatte in questo patto di integrità, inserendo semplicemente chi è il soggetto, cioè il sottoscritto o la sottoscritta. Vedete, si illumina questa zona in colore arancione e qui si inserirà il nome del legale rappresentante che sottoscriverà il patto di integrità. Così nei punti successivi. Nei punti successivi basterà modificare l'articolo, il la, sottoscritta o sottoscritto, così per il punto 4, il punto 5, il punto 6, il punto 7 e il punto 8. E infine si farà clic per indicare con un semplice calendario la data in cui viene sottoscritto il patto di integrità e la firma legale la firma del legale rappresentante. Ovviamente questi file, essendo in Word, dovranno essere trasformati in PDF e poi firmati digitalmente. Ultimo modulo è il modulo C, è il modulo per la progettazione. È un modulo nuovo rispetto ai precedenti che abbiamo utilizzato negli altri avvisi, ma sostanzialmente le informazioni che richiediamo sono quelle tipiche richieste secondo le metodologie del project management. Allora, abbiamo un titolo del progetto, la modalità è la medesima che abbiamo visto, basta cliccare sempre sulla zona grigia per inserire il titolo, e così l'area tematica. Qui dovete prestare molta attenzione perché si può partecipare su una sola area tematica, quindi non è possibile svolgere e realizzare un progetto su più aree tematiche, ma solo su una. Ecco, allora se si decide di lavorare sulla area tematica A, si inserirà l'area tematica A. La durata del progetto deve essere esclusivamente di 12 mesi e quindi si inserirà una data ipotetica di inizio, sempre con la funzione calendario, e una data ipotetica di fine attività. Le forme di finanziamento, dunque, è chiaro, si inserirà l'importo totale del finanziamento richiesto e qualora il soggetto proponente ritenesse anche di voler cofinanziare con dei propri fondi, potrà anche qui inserire un importo di cofinanziamento. Ripeto però che, come hanno già detto i colleghi, non è previsto una forma di cofinanziamento da parte dell'avviso, quindi questa è semplicemente una opzione volontaria da parte del proponente. L'area geografica di riferimento del progetto è per capire sostanzialmente dove è allocata l'azione progettuale, quindi semplicemente per avere un riferimento nord, centro, sud e isole. Responsabile del progetto è colui il quale viene indicato dal proponente come responsabile del progetto, cioè colui che curerà il progetto e che potrà essere anche un punto di riferimento per il dipartimento. La modalità di compilazione, abbiamo visto, è la stessa, basta inserire nome e cognome, ente di appartenenza, la carica e la funzione svolta all'interno di questo ente di appartenenza, il recapito telefonico e l'email. Nei paragrafi successivi viene richiesta la descrizione, ad esempio, degli obiettivi, delle attività e dei risultati. Vi segnaliamo la necessità di attenervi scrupolosamente a quanto descritto al di sotto di questi paragrafi. Quindi per obiettivi generali seguite scrupolosamente quello che è scritto all'interno della descrizione sintetica e anche delle domande sintetiche guida che sono state inserite in ogni sezione. Quindi obiettivo generale risponde alla domanda perché il progetto è importante per la comunità. Alla domanda, alcune FAQ ci hanno già chiesto se questa sezione è ampliabile. Ovviamente no, può essere compilata per tutto lo spazio che vedete delimitato dal perimetro del riquadro. Tutto ciò che supera questo perimetro non sarà leggibile e quindi non potrà essere ovviamente letto dalla commissione di valutazione. Quindi attenetevi assolutamente allo spazio delimitato.
Poi abbiamo gli obiettivi specifici, anche qui vedete c'è sempre una domanda guida che serve appunto ad orientarvi per la descrizione dell'obiettivo specifico, perché i destinatari ne hanno bisogno e quindi in tal senso è necessario dare chiara evidenza della platea dei destinatari in termini quali quantitativi. In tal senso trovate anche a seguire questa piccola tabellina composta da 5 colonne, chi sono i destinatari, quindi qui dovete inserire chi sono i destinatari, l'età dei destinatari, la casella in questo caso dell'età dei destinatari è una casella discesa, inserirete se il destinatario o i destinatari sono persone di minore età tra 0 e 6 anni, tra 6 e 12 anni, over 12 anni. O altro, altro quindi significa superiore ai 12 anni. Scegliere un elemento per se le persone sono se le famiglie sono coinvolte. Quindi sì se coinvolgerete anche le famiglie, no se non coinvolgerete le famiglie. Il totale dei destinatari ed eventuali note a margine che volete appunto inserire. La stessa cosa vale per il paragrafo 4 sulla descrizione delle attività. Qui per ogni attività viene anche chiesto chi è il soggetto esecutore. Il soggetto esecutore può essere uno dei soggetti, uno o più soggetti scelti nell'ambito del partenariato, ma non necessariamente, possono essere anche soggetti esterni alla rete della comunità educante e quindi della rete partenariale. Indicherete se l'affidamento dei lavori è un affidamento diretto, un affidamento attraverso una procedura di gara aperta, ristretta o negoziata. Qualora doveste sempre inserire delle righe, ricordate che basta cliccare sull'ultima riga, quando esce questo segno più, basta, ripeto, premere sul segno più e si aggiunge una ulteriore riga e così via. Paragrafo 5, descrivere il coinvolgimento delle persone di minore età e delle loro famiglie nella programmazione, progettazione e attuazione. Descrizione dei risultati attesi. Composizione della rete partenariale. Anche qui la modalità è identica a quella già descritta. Si clicca sull'area grigia per inserire il nominativo, la denominazione del soggetto che è stato coinvolto, pubblico o privato, che è stato coinvolto nel progetto. E anche qui la modalità è identica, se le righe non fossero sufficienti, basta premere sull'ultima riga, cliccare sul più e si aggiungono le righe successive. Descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale, qui descriverete appunto che cos'è questa rete partenariale, perché è stata composta da quei soggetti. La descrizione di eventuali punti critici della fase attuativa. Qui non dovete avere assolutamente timore nell'indicare nella vostra progettazione quali possano essere eventuali criticità nell'attuazione del progetto. Ovviamente ogni sezione che noi abbiamo indicato in questo modulo deve essere compilata in maniera puntuale e precisa. Descrizione degli impatti previsti. Abbiamo inserito anche questa novità, cioè quella di avere anche un riferimento sugli eventuali impatti che il proponente prevede che vengano prodotti sui destinatari. Parliamo di impatti ovviamente sociali. La descrizione del modello e della metodologia prevista di valutazione dell'impatto sociale. Per questo l'avviso prevede il coinvolgimento anche di un ente in grado di effettuare la valutazione di impatto sociale ed è auspicabile che quest'ente appartenga alla comunità educante e quindi al partenariato di soggetti pubblici e privati coinvolti, eventualmente coinvolti. Sezione 12, descrizione degli aspetti innovativi della proposta, possono essere elementi di innovazione a livello di strumenti o anche di soluzioni innovative. Descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo i 12 mesi, elemento per noi importante per comprendere se il progetto è sostenibile e quindi dopo i 12 mesi. E quindi se esistono meccanismi di partecipazione alla spesa da parte dei destinatari, se prevedete eventuale gratuità del servizio e così via. Paragrafo 14, descrizione degli aspetti che rendono eventualmente replicabile il progetto sul territorio.
replicabilità, quindi una descrizione perché, del motivo, della ragione che voi ritenete valida per la replicabilità del progetto sull'intero territorio nazionale. Infine, questa sezione del paragrafo 15 permette di avere un quadro molto utile per la commissione di valutazione, un quadro logico di coerenza del progetto, cioè un quadro riassuntivo di quello che avete già descritto nei paragrafi precedenti, e cioè le attività, i risultati attesi, gli eventuali indicatori di risultato, l'impatto atteso e gli eventuali indicatori di impatto, l'obiettivo specifico e i destinatari, le precondizioni delle eventuali criticità nella fase attuativa. Anche qui, se doveste avere necessità di inserire eventuali righe, la modalità è identica, basta premere sempre sull'ultima riga, cliccare sul più che vi appare qui in basso a destra e si aggiunge una riga successiva. Infine, per il paragrafo 16 relativo al cronoprogramma delle attività, ho da indicare pochi elementi perché basta riprendere le attività che avete già inserito e poi cliccando sui mesi relativi indicare la durata dei mesi. Quindi un semplice Gantt. Il piano finanziario. Ecco, forse il piano finanziario richiede qualche elemento di ulteriore informazione. Una volta per ciascuna attività dovranno essere valorizzate le attività dal punto di vista economico-finanziario. I costi, abbiamo fatto una ripartizione tra costi diretti e indiretti. I costi diretti sono i costi direttamente imputabili alle attività progettuali, i costi indiretti sono quelli che non possono essere imputati direttamente all'attività progettuale. Un esempio per tutti, ad esempio l'utilizzo del toner di una stampante non è assolutamente un costo diretto, ma è un costo indiretto. Vedete nella colonna costi indiretti, gestione e amministrazione, tra parentesi è scritto entro 10% dei costi diretti, quindi l'ammontare dei costi indiretti non può superare il 10% dei costi diretti. Per quanto riguarda invece i costi diretti, quando inserirete ad esempio nell'ambito delle risorse umane la vostra valorizzazione, direte se si tratta di dipendenti o di consulenti. Ovviamente per i dipendenti il riferimento ai dipendenti è ai dipendenti del comune o della forma associativa dei comuni, non assolutamente dei dipendenti che appartengono agli eventuali soggetti privati o pubblici collaboranti. Per questi soggetti varrà la voce consulenti o eventualmente, qualora doveste acquisire dei servizi di consulenza, allora in quel caso avremo dei costi diretti di funzionamento, e all'interno dei costi diretti di funzionamento, cliccando sulla casella, avete questo elenco di possibili costi diretti di funzionamento e per la fattispecie di spesa che vi stavo illustrando parlerete di beni e servizi, cioè state acquistando servizi di consulenza e quindi indicherete la voce di spesa beni e servizi. La valorizzazione viene fatta attraverso questa colonna importo, e quindi basta inserire la voce, il valore economico-finanziario. Mi soffermo un po' sui costi diretti di funzionamento. Sono previste spese di viaggi, di vitto e di alloggio, sia per le attività che magari i consulenti dipendenti dovranno svolgere, ma anche eventualmente legate a eventuali spese dirette legate al progetto, quindi anche di viaggio, di vitto, di alloggio. Materiali e attrezzature. In questo caso per materiali e attrezzature facciamo riferimento a tutto ciò che, a quei materiali o quelle attrezzature necessarie per il progetto nella misura e per il periodo in cui sono indispensabili per il progetto stesso. Sono esclusi ovviamente beni immobili, non si possono acquisire beni immobili. Per l'acquisto di materiali e attrezzature, qualora questi costi dovessero superare il periodo dei 12 mesi, allora terremo conto dei costi di ammortamento. Comunque, per anche questa tipologia e questa ripartizione delle diverse spese
spese e diversi costi, noi caricheremo sul sito istituzionale nella medesima sezione avvisi e bandi una guida sintetica all'ammissibilità dei costi. Beni e servizi, abbiamo già detto, possono essere servizi di consulenza, possono essere anche acquisizione di beni attraverso noleggio, attraverso leasing. Manutenzione e ristrutturazione di immobili è possibile entro il 30% dell'importo finanziato, cioè dell'importo complessivo del progetto. Anche qui per questa tabella è possibile inserire eventuali righe se ne doveste avere bisogno. Attenzione a questa nota che abbiamo inserito di colore rosso: tutte le attività cofinanziate che avete inserito nella prima pagina, qualora ci fossero delle attività di cofinanziamento, queste non devono assolutamente entrare nel computo generale delle spese di progetto e quindi dell'ammontare complessivo del progetto. Passiamo infine all'ultimo paragrafo, il paragrafo 18, descrizione della coerenza del piano finanziario. Questa è una sezione importante perché anche oggetto di valutazione dalla parte della commissione. Qui dovete porre attenzione a descrivere la coerenza delle voci che avete inserito nel piano finanziario rispetto alle attività. Descritta quest'ultimo paragrafo, il modulo è stato interamente compilato, dovrà essere firmato dal legale rappresentante del comune o della forma associativa dei comuni attraverso una firma elettronica avanzata, una firma elettronica qualificata. Ricordo che l'unico responsabile del progetto resta il proponente, cioè il comune o la forma associativa dei comuni. Pertanto, come indicato nella prima pagina del modulo, anche il responsabile del progetto è un soggetto afferente al comune o alla forma associativa dei comuni. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.